Anche oggi arriva una sconfitta da cosa dobbiamo partire? Partiamo dal fatto che abbiamo ancora perso. Partiamo dal fatto che abbiamo ancora perso in questo anticipo della 17ª giornata. Crotone che perde ancora a Cremona 3-2, una partita piena comunque di emozioni, ma che ci consegna ulteriori 0 punti, quinta sconfitta consecutiva. Adesso bisogna vedere se ci danno ripercussioni sulla panchina di Marino, perché a questo punto non lo so, anche se onestamente individuo le colpe in Marino fino a un certo punto, anche perché oggi la squadra ha fatto una partita discreta, ha giocato anche malino in realtà, certamente non ha riproposto la stessa prestazione di Terni e della partita in casa con la Spal, questo poco ma sicuro, però aveva fatto anche la sua partita. Commettendo soliti errori, abbiamo preso con una squadra che predilige il palleggio, che sa palleggiare molto bene, ha preso 3 gol in contropiede. 3 gol in contropiede abbiamo preso con una squadra che palleggia, e questo che fa più possesso che altro, e questo già ci fa capire quanto oggi comunque abbiamo sbagliato. Paradossalmente, ripeto, con una squadra che predilige il palleggio, abbiamo preso 3 gol in contropiede. E la differenza sostanziale, ripeto, Marino può fare quello che vuole, però cioè, quando la Cremonese ti mette dentro Zanimacchia, Vido, Valzania, ha messo dentro, chi ha messo dentro pure, chi ha messo Baez, cioè, ha messo dei giocatori che noi ci sogniamo. Noi abbiamo messo Cargbo, Giannotti, O'Day, che figa, se si tengono in piedi già è tanto, santa la Madonna, cioè. Fino a un certo punto adesso escono fuori anche le differenze da due squadre che sono su due pianeti diversi dal punto di vista della rosa. Cioè, fanno entrare. Pecchio ha fatto entrare Zanimacchia, Valzania, Baez. Ce li sogniamo noi questi calciatori qua. Ce li sogniamo noi questi calciatori qua. Invece noi facciamo entrare Giannotti, con tutto il rispetto, Giannotti, Cargbo, O'Day, che veramente ha fatto peggio in 5 minuti che tutta la squadra negli altri 90. Cioè, per farvi capire la differenza poi tra due squadre che lottano per obiettivi completamente diversi, perché beh, guarda la profondità della rosa e capisci tutto. Poi oggi mancava Mulattieri, quello che vuoi, però al di là di quello già capisci bene che Marino che cosa deve fare. Chi mette Marino? Chi può mettere? Rojas? Potrebbe mettere Rojas? Non lo so. Chi può mettere di altro se non c'è nessuno in panchina? Sempre i soliti sono che si possono mettere. Anche Modesto veniva accusato molto spesso di fare sempre gli stessi cambi. Ma chi mette Modesto? Scusatemi. Fa sempre gli stessi cambi. E grazie alla minchia ci sono solo quelli. Chi mette oltre O'Day? Chi mette. Poteva farli prima Modesto i cambi, questo è vero, perché li faceva sempre tardissimo. Però chi doveva mettere oltre a quelli che c'erano? C'era nessun altro. Chi metteva? Oltre a Giannotti, O'Day, cioè, solo questi sono. Non è che ci sono tanti altri da prendere. Quindi le colpe non sono solamente del mister. E se non c'è, cioè, se non c'è nulla a cui attingere, Crotone che adesso piange ulteriormente, una classifica che ci vede 8 punti raccolti fino a questo momento, meno 11 con una partita in più della zona salvezza. Ma ormai bisogna accontentarsi dei playout, perché già salivano i playout per i risultati che stiamo acquisendo in queste ultime giornate, tanta roba. E basta, adesso ci sarà la bella partita in coppa con l'Udinese, che è una partita un po' così, in cui giocheranno quelli che ha giocato meno, ma considerando la profondità della rosa, giocheranno un po' gli stessi alla fine. E poi dovremo affrontare il Pordenone, è una partita che dobbiamo vincere senza se e senza ma. Vedremo, ripeto, se ci sarà ancora Marino sulla panchina, anche se non ne sono completamente sicuro. E certamente un Crotone che parte bene, in realtà approccia bene la partita, a parte che nei primi minuti abbiamo rischiato anche qualcosina, perché loro hanno creato qualche situazione, però Crotone che poi passa in vantaggio dopo 5 minuti con Maric, ottima giocata di Zanellato che fa partire l'azione del Crotone, triangolo tra l'altro tra Benali, Molina, riserve Benali di prima, bravissimo, intelligente, Benali cross sul secondo palo, palla che arriva in qualche modo a Sala che la mette in mezzo bassa, proprio sul primo palo per Maric che apre il piattone e mette la palla dentro, quindi 1-0, partita che si instrada bene per il Crotone che però, come aspettavo, non ho saputo gestire il vantaggio, anche perché purtroppo non ci siamo praticamente mai ritrovati in questa situazione qui. Io ormai a memoria non mi ricordo più una situazione in cui il Crotone è passato in vantaggio e poi ho dovuto gestire, per cui era prevedibile che avremmo
gestito male il vantaggio, perché ripeto, non siamo abituati a gestire una partita in cui passiamo in vantaggio, perché passiamo sempre in svantaggio praticamente, per cui non era semplice. Fatto sta che nei primi minuti riusciamo anche a gestire abbastanza bene, un Crotone che fino alla mezz'ora concede poco, prova a rendersi pericoloso in ripartenza, ribaltando l'azione, ma spreca tanti contropiedi, tante situazioni in contropiede che dovevano certamente essere sfruttate meglio. E fatto sta che comunque concede poco una Cremonese che crea sostanzialmente poco, spinge molto dalla fascia sinistra, questa sarà una costante tutta la partita, anche se secondo tempo poi un po' più dall'altra parte, però primo tempo soprattutto i pericoli maggiori sono arrivati dalla parte di Molina, di Dessau, comunque dalla fascia sinistra. Crotone che però, come dicevo, regge abbastanza bene, fa buone trame di gioco, mi sono piaciute i primi 30 minuti, mi sono anche piaciuti, ho visto un Crotone che giocava bene palla a terra, ha fatto delle ottime azioni, al 25esimo ha fatto una spettacolare azione palla a terra, poi buttata via per un errore di Sala che crossa in mezzo male, per cui poi riparte la Cremonese, però l'azione era un'azione importante. Un Crotone che ha approcciato bene, si è visto un Crotone più altruista perché davanti alla porta molto spesso si passava la palla e quindi eravamo ancora più pericolosi, soprattutto questo primo tempo, poi secondo tempo un po' meno, però da questo punto di vista qui bene. Abbiamo provato tantissimi uomini in area perché hanno accompagnato l'azione i centrocampisti, hanno accompagnato l'azione i trequartisti. Questo assolutamente bene da questo punto di vista. Qui si vede la mano di Marino, certamente. Il problema è che poi commetti degli errori che ti condannano. Al 32esimo, dal 30esimo in poi inizia la Cremonese ad aumentare di intensità, il Crotone ad abbassarsi fin troppo, un Crotone che poi butta tantissimi palloni in avanti, praticamente continua a regalare palla alla Cremonese, che quindi continua ad attaccare, continua ad attaccare, non si riesce a ripartire, siamo praticamente chiusi nella nostra metà campo e poi arriva il gol che è meritato, perché in quel momento di parità lì loro hanno comunque meritato il vantaggio, il pareggio, considerando anche le occasioni costruite. Infatti hanno avuto al 33esimo una situazione importante con un tiro da fuori deviato da parte della difesa del Crotone, cross secondo palo in mezzo per Buonaiuto che a porta vuota sbaglia un gol clamoroso. Poi prosegue l'azione, c'è forse anche un mezzo rigore che non viene fischiato, Fagioli che imbuca molto bene, mi sembra Strizzolo, tira, palla che va in calcio d'angolo, però mi sembra che Vulic interviene, lo prende, però la palla comunque era già stata calciata da parte del calciatore, quindi rigore che non viene assegnato, e vabbè ci può stare, fatto sta che comunque poi Crotone che inizia a subire tanto, ma inizia a subire anche. E soprattutto non la difesa schierata, quello è il problema. Cioè, paradossalmente abbiamo preso gol, non la difesa schierata, eravamo in vantaggio. Cioè, quello è il discorso che mi fa girare le balle. Abbiamo preso due gol praticamente, il primo annullato, incredibile, un lancio da parte della Cremonese quasi così, non dico a caso, ma quasi, Buonaiuto che parte però in posizione irregolare, neanche di troppo in realtà, perché fuori gioco non era di tantissimo. Comunque parte in posizione irregolare, segna. Tirando a giro sul secondo palo, palo gol, però ripeto, partiva in posizione irregolare. Però dopo praticamente un minuto, dopo un gol annullato, ci cioè, siamo stati fortunati che Buonaiuto era in fuorigioco, non impariamo la lezione, prendiamo gol dopo praticamente un minuto. E un'ennesima situazione che non puoi prendere gol, sei in vantaggio contro una squadra che, ripeto, predilige il palleggio, prendi gol in contropiede anche in questo caso, Crotone che perde nella metà campo della Cremonese una seconda palla sostanzialmente, riparte quindi la Cremonese, ribaltamento di fronte e riesce comunque poi a siglare il gol. Sala che perde il contrasto a centrocampo, lì era in vantaggio, perde il contrasto e prendo quel contrasto lì, poi fa sì che riparta Strizzolo, che allarga per Fagioli, che bravo comunque a tirare sul primo palo, e a segnare il gol del pareggio. Meritato certamente per la Cremonese, però non si può prendere assolutamente un gol così. E un primo tempo giocato anche abbastanza bene, prima 30 minuti, in cui abbiamo concesso poco, però ripeto, poi alla lunga non siamo riusciti poi più a gestire bene il vantaggio, abbiamo sofferto. Meritatamente hanno pareggiato gli altri, però non si può prendere un gol in contropiede così, ripeto, in una partita di questo tipo qua, contro una squadra di quel tipo. Quindi pareggio giusto, però soprattutto negli ultimi minuti, tantissimi palloni persi, tantissime palle buttate in avanti, seconde palle pure arrivavamo sempre in ritardo, tanti duelli persi a centrocampo e il Crotone che quindi prende il gol dell'1-1. Secondo tempo in cui il Crotone prende due gol. Dopo che ha sbagliato due occasioni, non dico clamorose, però occasioni importanti, quindi certamente errori difensivi, ma ancor prima errori offensivi, quello che vi dico da sempre, cioè il Crotone
prende gol, ma appena prima sbaglia delle occasioni incredibili. Oggi il secondo e il terzo gol sono capitati appena dopo che abbiamo sprecato due occasioni davanti alla porta importanti. Primo gol al 50esimo, abbiamo due occasioni importanti in area. Prima mi sembra un cross di Molina che non viene sfruttato bene, poi un altro tiro, forse di Benali, non mi ricordo bene, no, mi sembra di Zanellato, scusate, di Zanellato importante che non viene sfruttato. E poi arriva il gol della Cremonese, proprio dopo questa serie di occasioni qui, Karnesecchi che rilancia in avanti, Sala che esce malissimo in pressione, io non so onestamente dove cazzo stesse andando Sala, perché esce malissimo neanche, almeno fai fallo tattico, no? Esce così a cazzo, quindi lascia tutto lo spazio dietro ovviamente, e quindi azione che si sviluppa. Fagioli che allarga la palla che si accentra, Fagioli che allarga per Strizzolo sulla destra, che si defila, tiro sul primo palo e gol. Gol incredibile. Tra l'altro, tenuto in gioco da un Canestrelli che stava marcando l'altro lì che era in mezzo all'area, mi sembra Ciofani, però Canestrelli era 3 metri dietro ai compagni. Anche Canestrelli certamente poteva fare il fuorigioco perché, ripeto, era 3 metri dietro ai compagni. E quindi anche questo sicuramente male. E poi Festa, ma facesse un miracolo Festa, porco Diaz, anche quello. Cioè va bene che gli altri comunque sono bravi, però cazzo, un miracolo facesse questo. Anche il primo gol poteva fare di più, ha preso un gol sul suo palo, almeno la mano poteva metterla per provare a prenderla. Il secondo gol non puoi prendere un gol tra le gambe così, Festa, porco Diaz, va bene tutto, però anche Festa, svegliati un attimo, il secondo gol non si può prendere. E ripeto, gol in contropiede ancora con una squadra che, cioè, ma si può prendere gol in contropiede in una partita del genere, è veramente assurdo. E dopo comunque il gol, fino al 65esimo circa, un Crotone che fa la partita, che cerca di sviluppare il gioco, mentre Cremonese si difende, cerca di ripartire, ma è più pericoloso la Cremonese perché poi il Crotone non riesce praticamente mai a superare la tre quarti avversaria fino all'80esimo. Non riusciamo praticamente mai a essere pericolosi. Poi bravo Pecchi a fare i cambi, ma non è che ci volesse un genio a mettere Zanimacchi, a mettere Video, a mettere gente del genere. Cioè, è normale che possano cambiarti la partita, comunque calciatori di quel tipo, con quella qualità, imprevedibilità e quello che vuoi. Quindi non è che ha fatto sta mossa da maestro Pecchi, cioè. Conoscendo abbastanza bene la squadra, un allenatore qualunque avrebbe messo quelli lì, non è che ci volesse chissà che, però comunque bravo comunque a metterli, ma è certamente anche bravo ad averli in rosa, cosa che per esempio Marino non ha. E perché vorrei vedere Pecchia a mettere in campo Giannotti, O'Day e Cargbo, vorrei vedere Marino a mettere in campo invece Zanimacchia, Vido e Valzania, cioè gente di questo tipo. Beh, comunque, a parte questo, Crotone che subisce il gol del 3-1, ripeto, appena dopo che ha avuto un'occasione importante. 70esimi infatti, Cargbo allarga per Molina. Molina che crossa sul secondo palo. Giannotti che arriva in ritardo, non riesce a colpire, ma è un'occasione importantissima. Porta praticamente vuota. Avesse colpito era gol. Però, così come con la spalla, non siamo arrivati un'altra volta in ritardo su un cross. E azione dopo, occasione sprecata, arriva il gol del 3-1. Questo è il punto, ragazzi. Errori difensivi, sì, ma se prima si buttasse dentro la palla, cosa che si dovrebbe fare, non arriva il gol, perché i gol scaturiscono da errori in fase offensiva. L'azione prima, io non dico 20 minuti prima è accaduto questo, l'azione prima, praticamente, l'azione prima, ragazzi. L'azione prima, io non dico l'errore in fase offensiva, l'errore negli ultimi metri è arrivato 15 minuti prima. L'azione prima del gol preso è un'occasione sprecata davanti, quello è il problema. E quindi arriva poi il gol dopo un minuto del 3-1, con Vulic che perde palla in maniera incredibile a centrocampo, riparte la Cremonese in contropiede, palla che viene data per Zanimacchia che se la sposta sul sinistro, la mette sotto al 7, bellissimo gol. Poteva certamente far meglio Paz, che non è che protegga benissimo lo specchio di porta, però comunque palla persa a parte di Vulic, la colpa è lì. Un Crotone che tra l'altro in questa fase di partita è anche passato a 3 perché ha fatto i cambi, è entrato Giannotti, è entrato Cargbo e siamo stati a 3 dietro, ma non è cambiato niente. Ma diciamo che non è colpa di Marino se perdiamo una palla a centrocampo e ripartono gli avversari, nel senso. Marino tatticamente cazzo deve fare se quello lì perde palla a centrocampo, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, no? E quindi
partita che si chiude praticamente. Anche se il Crotone ha un moto di orgoglio, 88esimo, riapre la partita con una ottima azione partita da piedi di Benali, che allarga il gioco sulla destra per Giannotti, che la crossa in mezzo sul secondo palo, anzi che la crossa sul secondo palo, non in mezzo. Molina la stoppa, anzi in realtà la rimette dentro l'area di testa. Palla che rimane lì, mezzo rimpallo con Maric, fatto sta che un difensore della Cremonese la prende di mano. Comunque rigore giusto, anche se c'erano un po' di rimpalli alla fine, vabbè, rigore che ci può assolutamente stare. Benali spiazza Carnesecchi, segna il gol del 3-2. Crotone che riaccende un po' le speranze, nel finale mette diversi palloni in mezzo, ha diverse situazioni interessanti, però poi di occasioni veramente importanti, a parte un tiro di Molina sul primo palo che paravo onestamente anch'io, non è che abbia avuto chissà che di occasioni nel finale. E alla fine comunque purtroppo arriva un'ennesima sconfitta che ci condanna a un terzo ultimo posto, che dovessero vincere quelle sotto potrebbe diventare anche penultimo o ultimo. Situazione nettamente peggiore rispetto a quella di 2-3 anni fa, se vi ricordate, con Stroppa che tornò comunque proprio in questo periodo qui, con la partita con l'Ascoli persa 3-2 in trasferta. Cioè la situazione era complicata, ma ragazzi, 11 punti dalla salvezza, dal Parma, cioè con una partita in più in questo momento sono difficilmente recuperabili. E la sconfitta di oggi che ci può anche stare, perché alla fine è una partita con tanti episodi. La differenza secondo me è stata più che altro nel cinismo. Anche oggi abbiamo fatto una valanga di errori, abbiamo preso 3 gol per 3 errori nostri, 3 gol in contropiede che non ti puoi permettere di prendere contro la Cremonese, 3 gol in contropiede praticamente su ribaltamenti di fronte, cioè non si può, ragazzi, su ribaltamenti dell'azione, cioè non si può. E a parte quello, la differenza nel cinismo, perché la Cremonese ha fatto praticamente 3-4 tiri in porta, ha fatto 3 gol, ha fatto, se consideriamo anche il gol annullato, ha fatto anche 4 gol, cioè nel cinismo è stata la differenza. Noi invece abbiamo messo tanti palloni in mezzo e sprecati, ripeto, appena prima dei 2 gol abbiamo avuto 2 occasioni importanti che non sfrutti e poi ti fanno gol. Quella è la rappresentazione della stagione del Crotone. Adesso, ripeto, vedremo se ci saranno ripercussioni sulla panchina di Marino. Onestamente io non lo so, però boh. Per quanto riguarda le statistiche, tiri 16 a 11, tiri in porta 5 a 7, possesso palla 42 a 58, occasioni pericolose 5 a 4. Ripeto, sconfitta pesante. Adesso andiamo a Udine in Coppa Italia, vediamo un po' che cosa fare, cerchiamo di salvare la faccia e poi boh, col Pordenone, ragazzi, va vinta per forza. Cosa dobbiamo fare, quello è, vedremo se sarà Marino o chi per lui a guidare la squadra. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.